L'idea era non avere freni ideologici, insomma. E credo che poi alla fine quando uno fa un film deve essere anche consapevole dell'epoca in cui lo fai, quindi a me sembra evidente che la famiglia Vismara è una famiglia che vive più ai margini della società, insomma, meno per il quoziente intellettuale, una posizione. I valori dominanti nelle scuole, nei giornali, li mettono ai margini, quindi mi sembra più interessante sottolineare talvolta una certa violenza che può permettersi il privilegio di affermarsi pur non avendo Kalashnikov e che invece appartiene più a una certa borghesia dominata. Senti, accennavi prima, non ci avevo pensato che Marchionni in qualche modo impersona il destino, però certamente è un piccolo imbroglione. E il finale, dove lui si presenta come un principe, se non Sì. ricordo male, presso la... Sì. Farebbe pensare quasi che è un finale un po' aperto per un possibile episodio, ci hai pensato? Sì, finale aperto. Si potrebbero disegnare un predatore 2, però non è nelle mie intenzioni. E non è neanche nelle mie intenzioni faccio una serie, questo onesto. Poi per ora, insomma, cioè, dal punto di vista proprio estetico ed espressione, credo che poi la forza di un'opera stia anche nella capacità che quell'opera ha di fermarsi a un certo punto, no? E di lasciare un mistero, se incominci invece a scandagliare ogni possibilità di quella storia, finisci poi per limitarla, per mostrarla troppo, inevitabilmente finisce per prendere potenza. Beh, Nessuno te l'ha chiesto. Sì. ci hanno girato intorno, ma l'hanno chiesto senza chiedermelo. Senti, il tuo film è pieno, come dicevo, di sorprese, è un film un po' rocambolesco, di situazioni in qualche modo che a ritmo continuo propongono nuove strade, eccetera. Se lo definissi un film picaresco, ti ritrovi in questa definizione? Sì. Sentite? Sì, diamo tempo di rivestirti, anche perché sei venuto vestito con un clima che Non Paese non è è necessario. assolutamente, no. Non lo faccio a schifo, non per dire, invece qua. Sì, è un film picaresco, è un film che mischia generi, quindi mischiando generi può a tratti essere picaresco, pensate. Spiazzante, volutamente Sì, spiazzante. assolutamente, volutamente spiazzante, forse più che volutamente, naturalmente spiazzante, seguendo molti personaggi, poi uno finisce per diventare spiazzante, quando sono spiazzante poi le comprensioni delle persone. Se invece ti chiedi troppo la trama, magari con il rischio di seguire un po' troppo come dire, l'obiettivo morale che ti prefiggi. Attraverso la trama spesso fai quello che vuole insegnare qualcosa, invece se la trama dovrebbe essere una scoperta che uno fa alla fine. Proprio quello scuro è il massimo obiettivo. L'idea è che la trama sia soltanto un ricordo binario. Prima di vedere il film, uno dice: ah, quindi c'era anche una trama. Però nel frattempo poi ti sei perso insieme ai personaggi, a guardare le sottoscene, a guardare le dinamiche di vita. Una delle situazioni più divertenti, anche più cult del film, è la scena del compleanno non ci sarebbe della ragazzina che manda a fanculo la lavorata, però quella è mia sorella. E quella scena di 8 minuti che lo può prendere e levare, perché non c'entra nulla con la trama, lo puoi prendere e levare. Ma come puoi prendere e levare tantissime scene di Tarantino e che, come dire, senza le quali la trama scorrerebbe lo stesso. Poi in realtà sono quelle a cui più si è affezionato e più da riguardare.